Essere speciali significa riuscire a far capire che il tuo punto debole diventa quello di cui è più fiero, disse Bebe Vio, la nuova campionessa paralimpica di scherma di cui parleremo oggi. Lei può essere considerata l'esempio di come passione e determinazione possano portarti ovunque, nonostante le difficoltà ed ingiustizie di una vita che qualche volta sembrerebbe voler fare di tutto pur di non farci raggiungere i successi sperati. Bebe, del cui vero nome è Beatrice Maria Adelaide Maurizia Vio, nacque a Venezia il 4 maggio dell'anno 1999. Era la seconda di tre fratelli nella bella Mogliano d'Adda del Vento, si dilettava a praticare lo scautismo e lo scherma, sport cominciato all'età di 5 anni e mezzo e che l'avrebbe portata sul tetto d'Europa e su quello del mondo. Fu a 11 anni però che la sua vita cambiò radicalmente, quando per colpo di una meningite che le infettò gambe e avambracci, i dottori furono costretti a doverle amputare gli arti. Una realtà difficile da accettare per un adulto, ancora di più da accettare per una bambina di quell'età, che però ebbe la forza mentale e carattere di riprendere a praticare lo schermo appena un anno dopo. La malattia le aveva tolto molto, ma lei si era dimostrata più forte di essa. Non ha permesso che ce la consumasse, ha continuato a percorrere la sua strada su quella sedia a rotelle che adesso usa per combattere con il fioretto. Nella sua vita colleziona diversi successi, tra cui 2 ori olimpici, 4 mondiali e 5 europei, dimostrando che con determinazione si può arrivare ovunque.